Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Tegretol Novartis Pharma SPA, ultimo aggiornamento, 12 luglio 2022. Cos'è Tegretol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tegretol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Tegretol? Tegretol è un farmaco a base del principio attivo carbamazepina, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico derivati della carbossamide. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SPA. Tegretol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Tegretol 200 mg 30 compresse a rilascio modificato, Tegretol 200 mg 50 compresse, Tegretol 400 mg 30 compresse, Tegretol 400 mg 30 compresse a rilascio modificato, Tegretol bambini 20 mg/ml, sciroppo 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Pharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: a principio attivo carbamazepina, gruppo terapeutico antiepilettici, forma farmaceutica compressa, indicazioni compresse/compresse a rilascio modificato, epilessie psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico-cloniche, forme miste, crisi focali, nevralgie essenziali del trigemino, mania, sciroppo, stati convulsivi dell'infanzia, epilessie con le stesse caratteristiche di Tegretol compresse, psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico-cloniche, forme miste, crisi focali. Tegretol può essere utilizzato sia in mono sia in politerapia. Di norma Tegretol non agisce sul piccolo male, assenze, e sugli attacchi mioclonici, vedere paragrafo 4.4. Posologia: posologia epilessia, dove possibile Tegretol deve essere somministrato in monoterapia. Il trattamento deve essere iniziato con basse dosi giornaliere, che devono essere aumentate lentamente fino all'ottenimento dell'effetto ottimale. Dopo aver ottenuto un buon controllo delle crisi, il dosaggio può essere diminuito molto gradualmente fino al minimo livello efficace. La dose di carbamazepina deve essere regolata in base alle esigenze del singolo paziente in modo da raggiungere un adeguato controllo delle crisi. La determinazione delle concentrazioni plasmatiche può aiutare a trovare la posologia ottimale. Nel trattamento dell'epilessia la dose di carbamazepina generalmente richiede che vengano raggiunte concentrazioni plasmatiche totali di circa 4-12 microgrammi/ml, 17-50 micromoli/litro, vedere paragrafo 4.4. Quando Tegretol viene aggiunto ad una terapia antiepilettica preesistente, bisogna farlo gradualmente, mantenendo la terapia iniziale e aggiustando il dosaggio, ove necessario, degli altri antiepilettici, vedere paragrafo 4.5. Adulti, dose iniziale 100-200 mg 1-2 volte al giorno, poi aumentare lentamente fino a raggiungere la dose ottimale, che si aggira generalmente sui 400 mg 2-3 volte al giorno. In alcuni pazienti il dosaggio richiesto può essere di 1600 o anche 2000 mg al giorno. Popolazione pediatrica: nei bambini fino a 4 anni si raccomanda una dose iniziale di 20-60 mg/die, aumentata di 20-60 mg ogni 2 giorni. Per i bambini sopra i 4 anni la terapia può essere iniziata con 100 mg/die ed aumentata di 100 mg settimanalmente. La dose giornaliera di mantenimento consigliata nei bambini per il trattamento dell'epilessia, uguale 10-20 mg/kg di peso corporeo, pro-die in dosi separate, è di meno di 1 anno. 100-200 mg/die, uguale 5-10 ml, uguale 1-2 misurini di sciroppo, da 1 a 5 anni. 200-400 mg/die, uguale 10-20 ml, uguale 2x1-2 misurini di sciroppo, da 6 a 10 anni. 400-600 mg/die, uguale 20-30 ml, uguale 2x2-3 misurini di sciroppo, da 11 a 15 anni. 600-1000 mg/die, uguale 30-50 ml, uguale 3x2-3 misurini di sciroppo, più di 15 anni. 800-1200 mg/die, la stessa dose indicata negli adulti. Dai 200 mg pro-die si consiglia di suddividere la dose nella giornata in 2-3 somministrazioni. La dose massima di mantenimento consigliata nei bambini è di fino a 6 anni.
35 mg/kg/die da 6 a 15 anni, 1000 mg/die più di 15 anni, 1200 mg/die. Tegretol compresse e compresse a rilascio modificato non è raccomandato nei bambini molto piccoli, età inferiore a 5 anni. Nevralgie del trigemino. La dose iniziale di 200-400 mg al giorno viene aumentata lentamente fino alla scomparsa della sintomatologia dolorosa, in genere 200 mg 3 o 4 volte al giorno. Quindi la dose viene ridotta gradualmente fino a raggiungere la dose di mantenimento minima efficace. La dose massima raccomandata è 1200 mg/die. Una volta scomparso il dolore, si deve cercare di interrompere gradualmente la terapia, finché non si presenta un nuovo attacco. Nelle persone anziane e nei malati particolarmente sensibili, iniziare con 100 mg due volte al giorno. Mania. La posologia varia dai 400 mg ai 1600 mg al giorno. Generalmente si somministrano 400-600 mg al giorno suddivisi in 2-3 dosi. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Popolazioni speciali con compromissione della funzionalità renale barra epatica. Non sono disponibili dati sulla farmacocinetica della carbamazepina nei pazienti con insufficienza renale o epatica. Pazienti di origine cinese di etnia Han o di origine thailandese prima di decidere di iniziare il trattamento, i pazienti di origine cinese di etnia Han o di origine thailandese dovrebbero, quando possibile, essere sottoposti a screening per HLA-B1502, in quanto questo tipo di allele è fortemente predittivo per il rischio di grave sindrome di Stevens-Johnson, SIS, associata all'assunzione di carbamazepina. Vedere informazioni sui test genetici e sulle reazioni cutanee al paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Le compresse e lo sciroppo. Il flacone deve essere agitato prima dell'uso, possono essere assunti prima, durante o dopo i pasti. Le compresse devono essere assunte con un po' di liquido. Le compresse a rilascio modificato, sia intere che spezzate a metà, devono essere ingerite, senza masticare, con un po' di liquido. Lo sciroppo è particolarmente adatto per quei pazienti che hanno difficoltà ad inghiottire le compresse o che richiedono un attento adeguamento della posologia. In virtù del rilascio lento e modificato della carbamazepina, le compresse a rilascio modificato sono formulate per essere assunte due volte al giorno. Poiché la stessa dose di Tegretol sciroppo produce picchi plasmatici più alti rispetto a quelli di una compressa, si raccomanda di iniziare con dosi basse e di aumentarle lentamente onde evitare l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui sia necessario passare da una terapia con compresse ad una con lo sciroppo, si consiglia di somministrare lo stesso numero di mg al giorno, ma con somministrazioni più ravvicinate, ad esempio 3 volte al giorno per lo sciroppo al posto di 2 volte al giorno per le compresse. Nel caso in cui si voglia passare dalle compresse normali a quelle a rilascio modificato, l'esperienza clinica dimostra che il dosaggio della forma a rilascio modificato può necessitare un aumento. A causa delle interazioni farmacologiche e della differente farmacocinetica dei farmaci antiepilettici, nei pazienti anziani il dosaggio di Tegretol deve essere individuato con cura. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, farmaci a struttura simile, esempio antidepressivi triciclici, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con blocco atrioventricolare. Pazienti con anamnesi di depressione midollare. Pazienti con anamnesi di porfiria epatiche, esempio porfiria acuta intermittente, porfiria variegata, porfiria cutanea tarda. È controindicata la contemporanea somministrazione di inibitori delle monoaminossidasi, IMAO, e Tegretol, vedere paragrafo 4.5. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La terapia deve essere condotta sotto controllo medico. In pazienti con anamnesi di danni epatici, cardiaci o renali, effetti collaterali ematologici ad altri farmaci o a precedenti cicli di terapia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il citocromo P450-3A4, CYP3A4, è il principale enzima che catalizza la formazione del metabolita attivo carbamazepina, 10-11, e possido. La somministrazione contemporanea di sostanze ad attività inibitoria sull'enzima CYP3A4 può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Tegretol insieme ad altri farmaci come Activelle, compressa, Activelle, compresse rivestite, Adalatcrono, Adcirca, Afinitor, Aglae, Alfentanilpiramal, Algalt, Alumbrig, Amarcor, Androcur, compressa, Androcur,
Cure, soluzione a rilascio prolungato, Angelic, Ansiolin, Antrolin, Aptivus, Arianna, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Atover, compresse rivestite, Atover, compresse rivestite, Atrocom, Ivakit, Azalia, Belara, Benilexa, dispositivo intrauterino, Bortezomib Accord, Bortezomib Aurobindo, Bortezomib Dottor Redis, Bortezomib EG, Bortezomib Fresenius Kabi, Bortezomib Igma, Bortezomib Medac, Polvere, Bortezomib Milan, Bortezomib Sandoz BV, Bortezomib San, Bortezomib Teva, Bortezomib Zentiva, Bosulif, Briladona, Briliquid, compressa rivestita, Brileve, compresse rivestite, Bucolam, Cabometix, Cafergot, Calindir, Calquence, Campto, Caprelsa, Cardiovasc, compressa rivestita, Cemisiana, Cerazette, Certican, compressa, Certican, compressa oro dispersibile, Chalis, compressa rivestita, compresse rivestite, Chalis, compressa rivestita, Cina Calcet Accord, Cina Calcet Aristo, Cina Calcet Aurobindo, Cina Calcet Doc, Cina Calcet Dottor Redis, Cina Calcet G, Cina Calcet Gen. Orf, Cina Calcet Milan, Cina Calcet Sandoz GmbH, compressa rivestita, Cina Calcet Tillomed, compressa rivestita, Cicorin, Climen Ciclica, Clopixol, compressa rivestita, Clopixol, gocce, Clopixol, soluzione, uso interno, Clopixol, soluzione, uso interno, Colpogin, Combiseven, Cometric, Coral, Coripren, compresse rivestite, Corlentor, Cotellic, Dalerpen, compressa rivestita, Dasatinib EG, Dasatinib Krka, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Daxas, compressa rivestita, Daxas, compresse rivestite, Dailette, Depalgos, compressa effervescente, Depalgos, compresse rivestite, Depoprovera, Desantrel, Desogestrel Zentiva, Detrusitol, capsula a rilascio modificato, Detrusitol, compressa rivestita, Devicius, Diacomit, capsula, Diacomit. Polvere per sospensione, Dian, Diazepam ABC, Diazepam Alter, Diazepam EG, Diazepam Milan Generics, Diazepam Radiofarm Italia, Diazepam Sandoz, Dienogest Aristo, Dienogest Etinil Estradiolodoc, compresse rivestite, Dienogest Sandoz, Didergot, Dolstip, Donaflor, Dronedarone Aristo, Drospil, Drosure, Drosurelle, Drovelis, Dufaston, Dimavig, compresse rivestite, Effimia, Effipred, Egogin, Elatrex, Elipsodox, Enalapril, Lerconi di Pina Doc, Enalaprile Lerconi di Pina EG, Enalaprile Lerconi di Pina EG Stada, Enalaprile Lerconi di Pina Corca, Enalaprile Lerconi di Pina Milan Pharma, Enalaprile Lerconi di Pina Teva, compresse rivestite, Endovien, Endovelle, Epclusa, Eritromicina ID, Crema, Soluzione, Eritromicina ID, Gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarma, Erivegge, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Escapelle, Estinette, Etinile Stradiolo più Drospirenone Doc, Etinile Stradiolo più Drospirenone Doc Gen, Etinile Stradiolo più Drospirenone Doc Generici, Etinile Stradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, Eve, Everolimus Etifarm, Everolimus Medac, Everolimus Sandoz GmbH, Evotaz, Evra, Fareston, Farlutal, Compressa, Fedra, Feludipina Milan Generics, Compressa Rilascio Modificato, Feludipina Rachiofarm, Feludipina Sandoz, Feludipina Zentiva, Femiti, Femoston 1 quinto Conti, Femoston 2, 10, Femoston L 11, Fenidina, Filena, Gamibetal Plus, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Gelistrol, Gestodiol, Gestrotex, Ginoden, Glivec, Gracial, Armunet, Arvoni, Ibrance, Iclusig, Ikervis, Imanibec, Imatinib Accord, Imatinib Dottor Redis, Imatinib Rambaxi, Imatinib Sandoz, Imatinib Teva, Capsula, Imatinib Teva, compresse rivestite, Imbruvica, Capsula, Imbruvica, compresse rivestite, Inrebic, Ipnovel, Iressa, Irinotecan Accord, Irinotecan Cabi, Irinotecan Milan Generics, Irinotecan San, Irinto, Ischidrop, Ivabradina Accord, Ivabradina Aristo, Ivabradina Aristo Pharma, Ivabradina Aurobindo, Ivabradina Doc Generici, Ivabradina EG, Ivabradina Corca, Ivabradina Milan Pharma, Ivabradina Teva Italia, Ivabradina Zentiva, Iadizza, Iades, Inarc, Caftrio, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Calideco, compressa rivestita, compressa
essere rivestite, Calideco, Granulato, Kessar, Kestrelle, Kipling, Kirkos, Kiskali, Klaira, Kilena, Lamisil, Compressa, Lamisil, Crema, Lamisil, Soluzione, Lamisil, Spray, Lasca, Lauromicina, Lercadip, Compressa rivestita, Lerconidipina Aurobindo, Lerconidipina Doc Generici, Lerconidipina EG, Lerconidipina Milan, Lerconidipina Ratiofarm Italia, Lerconidipina Sandoz, Lerconidipina San, Lerconidipina Technigen, Lerconidipina Zentiva, Lercaprel, Compresse rivestite, Lercaprel, Compresse rivestite, Lerna, Lestronette, Liladros, Lisitens, Loette, Lopinavir Ritonavir Milan, Lopiren, Lorviqua, Lusil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Libella, Limparza, Maviret, Migace, Migestil, Migexia, Mercilon, Metergin, Microginon, Micropam, Micutan, Midazolam Accordealtcare, Midazolam B. Brown, Soluzione, Uso Interno, Midazolam Bioindustrialim, Midazolam Amelin Pharmaceuticals, Midazolam IBI, Midazolam Calcex, Midiana, Mimpara, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Mirzam, Multac, Miciclamen, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Mitulip, Midiolet, Compresse rivestite, Mivi, Nacrez, Naemis, Naomi, Nelova, Nervaxon, Nexavar, Nexplanon, Nigipress, Nifedicor, Nifedipina Doc Generici, Nifedipina Doc, Nifedipina EG, Nifedipina Milan Generics Italia, Nifedipina Milan Generics, Nifedipina Sandoz, Nimubrine, Nimocer, Nimudipina Doc Generici, Nimudipina EG, Nimudipina Pensa, Nimutop, Compressa rivestita, Gocce, Nimutop, Soluzione, Uso Interno, Ninlaro, Nipin, Noan, Nolvadex, Nomafen, Norlevo, Norbir, Compressa rivestita, Norbir, Polvere per sospensione, Novadien, Compresse rivestite, Novinette, Novaring, Obispax, Onicoter, Orcambi, Compresse rivestite, Orcambi, Granulato, Ornibel, Ossicodone Aurobindo, Ossicodone Molteni, Soluzione, Ossicodone Accord, Ossicontin, Ossipronal, Pausonelle, Paudien, Paxlovid, Pemazire, Periclum, Petidino Cluridrato Molteni, Petidino Cluridrato Monico, Petidino Cluridrato Salf, Planum, Plendil, Practil, Pradaxa, Capsula, Prevex, Previmis, Compresse rivestite, Previmis, Polvere per soluzione, Primolut Nor, Procoralan, Provera G, Provera, Quentiax, Compressa rilascio prolungato, Compressa rivestita, Quentiax, Compressa rivestita, Quetamed, Quetiapina Accord, Compressa rilascio modificato, Quetiapina Accord, Compressa rilascio prolungato, Quetiapina Accord, Compressa rivestita, Compresse rivestite, Quetiapina Acl, Quetiapina Alter, Quetiapina Aurobindo, Quetiapina Doc Generici, Quetiapina Doc, Quetiapina EG, Quetiapina EG Stada, Quetiapina Milan Generics, Quetiapina Milan, Quetiapina Pensa, Quetiapina Sandoz BV, Quetiapina Sandoz GmbH, Quetiapina Sandoz, Quetiapina Teva Italia, Quetiapina Teva, Quetiapina Zentiva, Ranexa, Compressa rilascio modificato, Requip, Compressa rilascio modificato, Requip, Compressa rivestita, Ritsegmo, Reiatax, Capsula, Risperdal, Compressa rivestita, Gocce, Risperdal, Polvere, Risperidone Milan Generics, Risperidone Milan Pharma, Risperidone Sandoz GmbH, Risperidone Sandoz, Risperidone Teva Generics, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Ropinirolo Doc Generici, Ropinirolo EG, Ropinirolo Egstada, Ropinirolo Crca, Ropinirolo Milan Generics, Ropinirolo Milan, Ropinirolo Sandoz, Ropinirolo Teva Italia, Ropiral, Rotslitrek, Rubidelle, Rubira, Rucobia, Ridapt, Rieco, Samska, Sandimun, Capsula Molle, Sandimun Neural, Capsula Molle, Sandimun Neural, Soluzione, Sandimun, Soluzione, Sandimun, Soluzione, Uso Interno, Sesonique, Securgin, Seglor, Serisima, Seroquel, Compressa Rilascio Modificato, Seroquel, Compressa Rivestita, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Silodosina Aristo, Silodosina Aurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina Corca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Teva, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Sirturo, Slinda, Solvetta, Sorefenib Dottor, Ritis, Sorefenib EG, Sorefenib Medac, Sorefenib Milan, Sorefenib Sandoz, Sorefenib Teva, Sorefenib Zentiva, Sovaldi, Spasmomen Sumatico 40, Spricel, Compressa Rivestita, Stivarga, Sunitinib Accord, Sunitinib Dottor, Ritis, Sunitinib EG, Sunitinib Milan, Sunitinib Sandoz, Sunitinib Teva, Sunitinib Zentiva, Sutent, Simkevi, Tadalafil Accord, Compressa Rivestita, Tadalafil Alter, Compressa Rivestita, Tadalafil Aristo, Compressa Rivestita, Tadalafil Aurobindo, Compressa Rivestita, Tadalafil, Compressa Rivestita, Tadalafil Doc Generici, Compressa Rivestita, Compressa
compresse rivestite, ta dalla fil doc generici, compressa rivestita, ta dalla fil agistada, compressa rivestita, ta dalla fil crca, compresse rivestite, ta dalla fil milan, compressa rivestita, ta dalla fil pensa, compressa rivestita, ta dalla fil sandoz, ta dalla fil san, ta dalla fil tecnigen, compressa rivestita, ta dalla fil teva, compressa, compressa rivestita, ta dalla fil teva, compressa rivestita, ta dalla fil zentiva, compressa rivestita, ta dap, ta fin lar, ta grisso, ta lentum, talmanco, tamoxene, tamoxifene g, tamoxifene ratioferm, tarceva, targin, tasigna, capsula, telefil, compressa rivestita, telzir, compressa rivestita, telzir, sospensione, terbina fina alter, terbina fina doc generici, terbina fina eg, terbina fina exal, terbina fina milan generics, terbina fina sandoz gmbh, tolterobina doc generici, tolterobina doc, tolvaptanteva, torisel, todiaz, tranquirit, triapin, triminulet, tutisa, tiverb, urorec, capsula, vagan, valium, 2, valium, valpinax, compressa, gocce, valtrax, vatran, velcade, venclixto, vercazia, verzenios, vintox, virdex, visanne, visofid, vitracvi, capsula, vitracvi, soluzione, vosievi, votrient, votulia, xalcori, xarelto, compressa rivestita, xarelto, compresse rivestite, xarelto, granuli, Xetamed, Xospata, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Ivet, Zafrilla, Zanedip, compressa rivestita, Zanipril, compresse rivestite, Zelboraf, Zepatier, Zinerit, Zoeli, Zidelig, compresse rivestite, Zicaria, Ziptiga, compressa, Ziptiga, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Tegretol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tegretol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza rischio correlato ai medicinali antiepilettici in generale a tutte le donne in età fertile che seguono una terapia antiepilettica, in particolar modo alle donne che pianificano una gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di reazione dei pazienti può essere compromessa dalla patologia di base, convulsioni, e da reazioni avverse tra cui sonnolenza, capogiri, atassia, diplopia, disturbi dell'accomodazione e visione offuscata segnalate con Tegretol, soprattutto all'inizio del trattamento o quando si aggiustano le dosi. Pertanto i pazienti devono adottare le dovute precauzioni nel guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza soprattutto all'inizio del trattamento con Tegretol, o se la dose iniziale è troppo alta o nei pazienti anziani, alcune reazioni avverse possono verificarsi molto frequentemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. I segni e sintomi di sovradosaggio che si presentano solitamente coinvolgono il sistema nervoso centrale, cardiovascolare e respiratorio e comprendono le reazioni avverse descritte al paragrafo 4.8. Sistema nervoso centrale. Depressione del sistema nervoso centrale, disorientamento, diminuzione del livello di coscienza, sonnolenza, agitazione, allucinazione, coma, visione offuscata, disautria, linguaggio indistinto, nistagmo, atassia, discinesia, iperreflessia seguita da iporeflessia, convulsioni, disturbi psicomotori, mioclono, ipotermia, midriasi. Sistema respiratorio. Depressione respiratoria, edema polmonare. Sistema cardiovascolare. Tachicardia, ipotensione, a volte ipertensione, disturbi della conduzione cardiaca con allargamento del complesso QRS. Sincope associata ad arresto cardiaco. Sistema gastrointestinale. Vomito, ritardo dello svuotamento gastrico, ridotta motilità intestinale. Sistema muscoloscheletrico. Ci sono state alcune segnalazioni di rabdomiolisi in associazione a tossicità da carbamazepina. Funzionalità renale. Ritenzione urinaria, oliguria, anuria, ritenzione di liquidi, intossicazione da acqua dovuta all'effetto tipo ADH della carbamazepina. Parametri di laboratorio. Iponatriemia, possibile acidosi metabolica, possibile iperglicemia, incremento della creatin fosfochinasi muscolare. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento iniziale deve essere condotto sulla base delle condizioni del paziente, che deve essere ospedalizzato. Occorre misurare la concentrazione plasmatica della carbamazepina per poter confermare l'avvelenamento e la quantità di dose assunta. Svuotare lo stomaco, fare una lavanda gastrica e somministrare carbone attivo. Il ritardo dello svuotamento dello stomaco può provocare assorbimento ritardato con conseguente riacutizzazione durante la fase di recupero dall'intossicazione.
È importante supportare le funzioni vitali in unità di cura intensiva con monitoraggio cardiaco e correggere i valori degli elettroliti nel sangue. Speciali raccomandazioni: si raccomanda un'emoperfusione di carbone. L'emodialisi è il trattamento efficace per la gestione del sovradosaggio di carbamazepina. Nei 2-3 giorni successivi l'intossicazione occorre prevenire la riacutizzazione e l'aggravamento dei sintomi dovuti al ritardato assorbimento. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, derivati della carbossamide, codice ATC, N03AF01. Tegretol appartiene alla famiglia delle dibenzazepine. Quale farmaco antiepilettico il suo spettro d'azione comprende crisi parziali, semplici o complesse, con proprietà farmacocinetiche assorbimento. La carbamazepina viene assorbita quasi completamente, ma relativamente lentamente dalle compresse. Le compresse convenzionali raggiungono la concentrazione di picco plasmatico di sostanza immodificata rispettivamente dopo 12 e 6 ore. Dati preclinici di sicurezza: i dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi singole e ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Tuttavia gli studi condotti nell'animale, elenco degli eccipienti compresse da 200 mg e 400 mg cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato, compresse a rilascio modificato da 200 mg e 400 mg silice colloidale anidra, dispersione farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Tegretol a base di carbamazepina sono carbamazepina EG, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.